Intanto aspetto che la mia presentazione venga caricata. Voglio iniziare dicendo, ringraziando gli organizzatori di questo invito. È molto bello essere in questa splendida città di Macerata. Devo dire che il comitato non ha parlato molto fino adesso, ma questa è forse la terza o la quarta conferenza a cui noi parliamo, e lo facciamo con grande piacere perché c'è grandissimo interesse al tema dell'educazione finanziaria e della protezione dei consumatori, e perché tra i nostri componenti abbiamo non soltanto il MISE ma anche una rappresentanza dell'associazione dei consumatori. Quindi sono molto felice di essere qui, se vuole caricare la mia presentazione, per parlare un po' di educazione finanziaria e per abbiamo già messo intanto che ci organizziamo tecnicamente. Vi ricordo che siamo in questo momento anche in diretta streaming sul sito della Regione Marche. È stata dedicata una pagina ufficiale www.regione.marche.it/in-primo-piano/diretta-streaming. Facilissimo per i giovani che sono qui con noi, io invece ho avuto le mie difficoltà, infatti me lo sono fatto appuntare. Diretta streaming, anche diretta streaming, oltre che il teatro a sua disposizione. Mentre aspettiamo che le nostre slide siano quindi quello che vogliamo parlare, di cui voglio parlarvi oggi, è sicuramente l'educazione finanziaria, ma in particolare voglio mettere in evidenza alcuni dati sulla alfabetizzazione finanziaria in Italia. Alfabetizzazione è una parola che mi piace molto, perché quello di cui stiamo parlando è la conoscenza di base della finanza, letteralmente l'ABC. Ed è una delle ragioni forse per cui le persone anche non si comportano in maniera così razionale quando manca questa conoscenza di base, e occorre capire questa conoscenza di base per poter fare l'educazione finanziaria. Il comitato sicuramente vuole partire dai dati, altrimenti spariamo nel buio. Voglio parlarvi anche del lavoro di questo nuovo comitato, che è partito lo scorso settembre, e anche dei primi progetti che abbiamo fatto, che sono parte di una strategia nazionale che abbiamo consegnato al ministro Padoan lo scorso dicembre. La ragione per cui si parla di educazione finanziaria non è solo una risposta alla crisi, ma è in particolare una risposta al mondo che cambia. Ci sono degli importantissimi cambiamenti che vediamo in tutto il mondo, ma sicuramente anche in Italia, a partire dal fatto che viviamo di più, quindi questa è una buona notizia, ma questo cambia completamente la struttura, ad esempio, delle pensioni, dei mercati finanziari. Anche il mercato del lavoro sta cambiando. Sicuramente l'avvento della tecnologia e dei servizi digitali ci porta a comportarci diversamente, in particolare nelle transazioni finanziarie. Questo cambiamento che io vedo nel mondo avvenire molto rapidamente, e sicuramente sta avvenendo in maniera importante anche in Italia. Questo significa le domande che noi ci poniamo tutti i giorni, inclusa la programmazione del nostro futuro, come aiutare i nostri figli, come programmare la nostra pensione, cambia profondamente, ed è per questo che credo sia molto importante anche parlare di conoscenze finanziarie di base. Voglio farvi vedere alcuni dati di cui si è parlato molto e di cui da cui noi siamo partiti. Siamo partiti guardando a dove l'Italia si colloca quando guardiamo alla conoscenza finanziaria, e lo abbiamo fatto guardando a una di queste survey internazionali, che tra l'altro anch'io ho coordinato nel mio centro di Washington insieme alla Banca Mondiale. Abbiamo guardato letteralmente ai concetti di base, quindi la conoscenza dell'ABC della finanza, come la conoscenza dell'inflazione, la diversificazione del rischio, il tasso di interesse composto, e abbiamo detto le persone hanno una conoscenza di base solo se conoscono letteralmente tre di questi quattro concetti, quindi è proprio l'ABC della finanza. E vi illustrerò con una mappa come
come il mondo si rappresenta quando guardiamo alla conoscenza finanziaria. Sono i paesi con il blu più scuro, dove soltanto più della metà della popolazione sa di questi concetti di base. Ed ecco il primo risultato, direi un risultato allarmante, che soltanto una su tre persone nel mondo ha la conoscenza finanziaria. Ma il risultato più allarmante è il risultato che riguarda l'Italia. L'Italia è quasi anomala nei paesi del G7, perché in Italia solo il 37% ha questa conoscenza di base. Ed è per questo che credo sia molto importante parlare di alfabetizzazione finanziaria, cercare di capire dove siamo e se questo livello è accettabile. Noi crediamo, e per questo che mi piace la parola alfabetizzazione, che oggi la conoscenza della finanza sia come saper leggere e scrivere. Se non si hanno questi concetti di base non si può partecipare alla società. Ed è questa una delle considerazioni che ha fatto l'OCSE quando nel 2012 ha messo la conoscenza finanziaria tra le materie di base che anche i giovani oggi devono sapere. Una delle altre ragioni per cui è importante fare dei confronti internazionali è che quando si confrontano gli altri paesi si scoprono cose comuni. Una cosa comune che voglio farvi vedere è la differenza di genere. In tutto il mondo le donne sanno meno di finanza rispetto agli uomini. Questa è una caratteristica generale, però con una particolare rilevanza. Le donne sanno di meno non perché sbagliano le risposte, ma perché sono più propense a dire io non lo so. E questo è un risultato importantissimo, perché le donne non sanno e sanno di non sapere, e questo a mio avviso le rende delle perfette istituzioni, perfette persone per fare educazione finanziaria e anche per prendere decisioni finanziarie. Di solito nelle conferenze in cui parlo io la grande maggioranza è solitamente maschile, solo quando si parla di educazione finanziaria la grande maggioranza è femminile, ed è per questo che voglio mostrare anche queste differenze di genere. Voglio invece anche dirvi che quando guardiamo la conoscenza finanziaria tra i giovani, che oggi l'OCSE ritiene una conoscenza di base fondamentale, la ritiene una conoscenza che sia necessaria per vivere nel XXI secolo, ecco che l'Italia nel 2012 arriva penultima, ma nel 2015 si classifica almeno nella media OCSE, quindi i nostri giovani quindicenni hanno una conoscenza di base media come quella dell'OCSE, quindi mi rivolgo agli studenti che vedo nella platea, che sono molto felice di vedere. Ci sono dei risultati incoraggianti, anche se quando guardiamo ai livelli di conoscenza, ben 20%, quindi uno su cinque dei nostri studenti, infatti non ha alcuna conoscenza finanziaria. Sono questi i dati da cui noi siamo partiti per poter parlare di educazione finanziaria e per poter basarci su qualcosa di più scientifico per fare il nostro programma. Anche le scelte Consob ci hanno parlato delle mancanze e anche del comportamento finanziario delle famiglie italiane e della correlazione e anche la bassa conoscenza finanziaria che fa sì che le decisioni finanziarie, in particolare quando si guardano a investimenti, in particolare quando si guardano le decisioni di cui parlavamo prima, vediamo che l'Italia è quasi anomala rispetto agli altri paesi. Ecco, io voglio parlarvi di una analogia quando si parla della finanza, ed è anche un'analogia che il Comitato ha utilizzato molto. Noi crediamo che la conoscenza sia un po', e anche l'educazione finanziaria sia un po' come la salute e occuparci della nostra salute. Lo dico perché è molto importante da una parte proteggere il consumatore, ma anche importante fare prevenzione. Dobbiamo cercare di prevenire la crisi, oltre che affrontare e proteggere i consumatori quando si trovano nelle situazioni di crisi. È per questo che il Comitato
che è stato creato, che si deve occupare della programmazione e del coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ha rispetto agli altri paesi vari punti di forza, direi la sua composizione con tutti quattro ministeri e le autorità di vigilanza, ma soprattutto con un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori, secondo me rappresenta un punto di forza al momento per affrontare questa situazione dell'Italia con questa bassissima conoscenza finanziaria. Abbiamo costruito una strategia nazionale partendo dai dati, partendo dalle iniziative che sono state già fatte. Abbiamo una visione di lungo periodo, perché l'educazione finanziaria non può avere una visione di breve, ma le iniziative sono breve. E voglio aggiungere che l'Italia si allinea a ben 70 paesi che hanno già fatto una strategia nazionale per l'educazione finanziaria. Tutti i paesi stanno affrontando questo argomento e finalmente anche l'Italia. La strategia che abbiamo fatto è per tutti, e voglio dire che è per le famiglie e per le imprese. La visione e la missione che aggiungo qui, ma che è presente sul nostro portale, voglio soltanto parlare di qual è la nostra visione, è proprio di aumentare le conoscenze e le competenze per tutti, per costruire un futuro sereno e sicuro. Come dicevo prima, la conoscenza e l'educazione è un po' come lo star bene, lo star meglio, in modo di avere le conoscenze per poter decidere serenamente. Abbiamo fatto una traccia della strategia consegnata lo scorso dicembre ed è basata su quattro punti. La prima è che dobbiamo avere iniziative di grande scala di interesse pubblico. Quello che esiste al momento è troppo poco per riuscire ad aumentare le conoscenze, e per questo che dobbiamo non soltanto programmare le iniziative, ma anche promuoverlo. Vogliamo creare un sistema di incentivi affinché queste iniziative continuino poi ad esistere. Dobbiamo puntare all'eccellenza. Quando si parla di educazione finanziaria si parla troppo poco di qualità, ma questo è molto importante, e dobbiamo soprattutto lavorare insieme. Chiudo nei due secondi a disposizione parlandovi dei primi passi che abbiamo fatto. Grazie, allora un po' più di tempo. Il primo passo è un portale nazionale di educazione finanziaria, si chiama Quello che Conta. È a disposizione in versione beta, lo abbiamo messo a disposizione apposta in versione beta perché vogliamo raccogliere i commenti, le osservazioni, vogliamo sapere anche da voi, anche dai consumatori, che cosa serve per avere una informazione che è utile e permette di prendere decisioni serenamente, come è l'obiettivo. Abbiamo fatto un nuovo censimento per sapere che cosa esiste fino a questo momento delle iniziative e come poter potenziare queste iniziative e come promuoverle. Abbiamo, e questo è un annuncio ufficiale che vi faccio, come negli altri paesi abbiamo annunciato un mese dell'educazione finanziaria, che è ad ottobre, e devo dire che qui da oggi vorrei quasi dire che speriamo di ritornare in questa bellissima città di Macerata per fare qui un evento dedicato all'educazione finanziaria e forse come continuazione di questo primo inizio. Abbiamo un insieme di iniziative insieme con la scuola, il MIUR fa parte del nostro comitato, e volevo dirvi che ci siamo riuniti la scorsa settimana all'OCSE. Abbiamo un International Board of Advisors con cui ci siamo consultati e abbiamo parlato con i membri dei comitati degli altri paesi per prendere osservazioni, commenti, suggerimenti e per condividere le nostre esperienze. Voglio concludere dicendo e guardando avanti, riprendere il tema con cui sono partita. Ho chiamato questa presentazione educazione finanziaria. Ma che cos'è educazione finanziaria? Secondo me un modo per riassumerla è: educazione finanziaria è la nostra visione per il futuro. E quando facciamo educazione finanziaria, la domanda che vogliamo porci, la domanda che il comitato si pone è: ma quale futuro vogliamo costruire? Grazie. Grazie, grazie per il mio intervento, pieno anche di cose fatte, di dati concreti e di prospettive, quindi ci ritroveremo probabilmente, lo speriamo. Pietro Talarico ha già segnato
nella sua agenda dell'iPad a ottobre, ci ritroveremo a Macerata con il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Grazie ancora alla dottoressa Anna Maria Lusardi. È il momento dell'intervento del prorettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori, coadiuvato da Luca Marinelli, professore di International Economics and Commerce dell'Università Politecnica delle Marche. Anche per lei quota variabile tra i 10 e i 12, 13, 15 minuti, se nel caso. Molto, intanto che ci organizziamo, molto interessante questo concetto alla Socrate delle donne che sul tema dell'alfabetizzazione finanziaria sanno di non sapere, ammettere di non sapere è il primo passo verso la conoscenza. Ed ecco perché le donne sono meglio degli uomini, questo credo che sia un fatto assodato. Adesso lo devo dire per forza, quattro mogli più tre figlie, non è che... Prego, professore. Bene, allora, buongiorno a tutti, onorato davvero di essere qui con voi. La mia prospettiva sarà differente e anche l'approccio metodologico sarà differente, perché come vedete mi occupo di commercializzazione e di comunicazione e lo faccio sia nella nostra università che nell'università privata, insieme a me l'assessore di ricerca e il dottor Marini. Allora il titolo dell'intervento è questo, cioè tutela dei cittadini utenti e comunicazione, nuove traiettorie evolutive. E questo intervento cerca di affrontare queste tre tematiche. Primo, la comunicazione nei suoi aspetti evolutivi, cioè come sono cambiati i modelli percettivi, il ruolo del digitale, la misurazione dell'efficacia. Poi un tema sul quale stiamo lavorando con neurologi, fisiologi, scienziati delle neuroscienze, neuroradiologi, ovviamente economisti ed aziendalisti, che è le risposte che il cervello dà, che è un tema che ci interessa molto da diverso tempo. E poi infine come tutelare i consumatori. Mi venivano a scrivere tanti esempi, avendo lavorato, fatto ricerca per imprese, le imprese hanno modificato spesso la loro redditività operativa in redditività finanziaria. Pensate al caso delle automobili, dove si vendono automobili e non si guadagna sulla redditività operativa, ma si guadagna sul finanziario. Pensate agli sconti, tanto per fare esempio. Oppure ci sono casi di etromarketing nei quali si utilizzano gli animali e si fa riferimento così a rate particolarmente piccole. E potremmo continuare ovviamente da questo punto di vista. Allora il tema è: la comunicazione è sempre esistita, non è che ce ne accorgiamo oggi. Oggi si parla un po' di comunicazione, ma in realtà parte da 5.000 anni fa e troviamo iscrizioni. Quello che spesso non consideriamo è che si comunica sempre, anche inconsapevolmente, e che però comunicazione, e questo è un primo punto a mio avviso determinante, anche per i concetti che abbiamo ascoltato finora, è interazione, è condivisione, non è qualcuno che comunica e qualcuno che ascolta. E il vero problema della comunicazione è che il significato di quello che comunichiamo è la risposta che otteniamo, indipendentemente da quello che volevamo dire. E se la risposta che otteniamo non è coerente con quello che volevamo dire, probabilmente stiamo non utilizzando in maniera efficace gli strumenti di comunicazione. E questo perché? Perché in tutti i modelli di comunicazione c'è un problema di codifica, ma c'è un problema di decodifica da parte del ricevente. E la decodifica non necessariamente è uguale, in termini culturali, di strumenti, di conoscenze, alla codifica che è stata fatta. E ecco che c'è un feedback che dobbiamo analizzare, fra l'altro in un sistema abbastanza rumoroso, come diciamo, cioè non facile. Perché cambia la comunicazione? Perché cambia il digitale, veniva richiamato poco fa. Tutti i dati del digitale ci fanno comprendere che siamo di fronte a un cambiamento epocale, che non riguarda però solo i millennials, ma riguarda tutti, anche i silver. Questo è quello che sta succedendo in Italia. I dati sono incredibilmente consistenti da questo punto di vista. Così anche nel ricorso ai dispositivi, guardate, lo smartphone ormai è diffuso nel quasi l'80% della popolazione, con una diminuzione del tablet. Questo sarà interessante, almeno dai dati che abbiamo dal punto di vista dell'utilizzo in termini finanziari. Con la diffusione di queste piattaforme social in Italia, se vogliamo andare a dare informazioni a determinate categorie di soggetti, è impensabile non utilizzare questi nuovi strumenti, perché soprattutto i giovani difficilmente li potremo, tra virgolette, formare, no? Se non utilizziamo strumenti coerenti con il loro sviluppo. Altro tema è sull'utilizzo di strumenti per fare operazioni. Il desktop viene utilizzato maggiormente nel caso
dei contenuti finanziari, mentre per avere informazioni prevalentemente il mobile può andare bene. Come cambia la comunicazione con l'avvento del digitale? Cambia in questo modo, e cambiando in questo modo capite bene che ci sono anche molti rischi e molte problematiche connesse. Oggi, come sapete, a fronte dei nuovi strumenti di diffusione e anche dei nuovi linguaggi, ripeto, nei quali dobbiamo, volenti o nolenti, entrare se vogliamo comunicare con certe tipologie di utenti, c'è però il tema del controllo, che è un tema fortissimo. Oggi, come sapete, c'è l'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Quello che è successo con Cambridge Analytica è piuttosto noto, ma anche in termini di finanza, no? Le fake news sono un fenomeno particolarmente preoccupante. Penso a Bitcoin e a tutto quello che si può comunicare. Queste sono due foto molto note di fake news, in cui questo è l'attentato al ponte davanti al Parlamento di Westminster a Londra, e c'erano delle donne musulmane che guardavano il telefono, quindi disinteressandosi cosa non vera, e questi erano gli ambulanti sulla Rambla che erano scappati perché si dicevano che erano stati avvertiti. La comunità europea su questi temi dà delle dritte abbastanza forti e ci dice che le fake news in realtà vanno considerate come una disinformazione online, e quindi il termine fake news è fortemente riduttivo. Ma per introdurre il secondo tema arriviamo a questo aspetto che io ho visto modificare negli anni in maniera fortissima nelle attività che svolgiamo, e cioè come sono cambiati i sistemi di analisi del comportamento del consumatore a fronte delle politiche di comunicazione. Si è passati dalle ricerche di mercato, interviste, focus group, metodi tramite computer o telefono, CAT, CAU, all'avvento del digitale, big data, questo è noto, siamo sempre tracciati. Un po' meno noto sono i sistemi di visione, e quindi videocamere e collegamento che fanno vedere quanto il consumatore si ferma e quanto il consumatore poi acquista rispetto all'atto di interesse. E poi c'è oggi un nuovo contributo, che è quello dei ricercatori di tantissime discipline, multidisciplinari, evitando approcci assoluti, evitando approcci da stregoni. Io dico sempre che questi strumenti vanno integrati, che però permette di fare una serie di considerazioni, e questo è il secondo tema, cioè il cervello e le informazioni, quali approcci di ricerca integrativi e non sostitutivi. Ci sono diversi centri che affrontano questa tematica, questa è l'Europa, e quindi trovate diversi studiosi. Nella nostra università e nelle università collegate ci troviamo di fronte a diversi componenti di diverse, come dicevo prima, discipline, e anche il nostro laboratorio, che è stato premiato come eccellenza dei dipartimenti di eccellenza di management, ha sviluppato un laboratorio digitale. Ecco, ma perché? Cosa andiamo a esaminare? E quali risultati questo determina? Allora, in questa seconda parte ragioniamo sul cervello. Il cervello seleziona e elabora le informazioni in nanosecondi, e due sono innanzitutto le fasi, no, che possiamo identificare. Una è quella dell'attenzione e una è quella della percezione. Prima è l'attenzione, che deriva spesso da meccanismi neurali automatici ed inconsapevoli, questo lo dobbiamo ai fisiologi, ai neuroscienziati ovviamente, e poi c'è la percezione. Queste due fasi sono antecedenti al processo decisionale dell'acquirente, e quindi bisogna capire cosa succede in queste due fasi. Guardate questo esempio che è davvero, ci fa fare tante riflessioni. Evidenzia un concetto, che queste ricerche non sono commissionate. Questo è un punto fondamentale in termini di eticità. Queste ricerche derivano da libera ricerca. E quindi abbiamo provato a testare, ad esempio, stiamo facendo anche con diversi testi di laurea innovativi, l'efficacia di alcuni messaggi, e quindi le mappe di attenzione dove si concentrano. In questo caso che cosa succede? Tramite un macchinario che è l'eye tracking, che permette di analizzare il comportamento degli occhi, che come sapete in maniera non spesso non consapevole si possono allargare oppure no la pupilla, se c'è interesse o non interesse, si vanno a identificare delle aree di attenzione. Guardate questo risultato: se il bambino, il neonato, guarda noi, il prodotto che è sulla destra non è oggetto di attenzione, il colore rosso evidenzia una maggiore attenzione, ma se il neonato guarda il prodotto, l'attenzione è anche fortemente verso il prodotto. Vedete che c'è un'area rossa che si accende, vi sono dei pannolini.
La stessa cosa, ad esempio, che trovate sulla destra. È rilevante questo, è molto rilevante. Un tentativo sul quale stiamo ragionando riguarda i metodi di pagamento. È un work in progress, ma il tentativo è quello di andare a esaminare i correlati neurali dei diversi metodi di pagamento. Chi si occupa di marketing sa che l'atto del pagamento è l'atto più doloroso che fa un consumatore. E allora è meno doloroso o più doloroso. Quando si paga cash, si prende il denaro o la moneta, è l'atto più doloroso. Quando si passa alle carte di credito, il dolore diminuisce. Ma quando si utilizza il mobile, che invece è collegato al piacere, a chattare, a relazionarsi, il dolore quasi scompare. È molto pericoloso questo. Molto pericoloso. Questa è un'indagine che è stata fatta invece con operatori di borsa che si sono prestati, non è stata fatta nella nostra università, quindi sono operatori di borsa che facevano operazioni reali. E anche qui il risultato che si ottiene è che esaminando i correlati neurali nell'attività di trading online, quindi ripeto operazioni vere, si è verificato che le aree attive sono quelle sottocorticali. È stata fatta con una macchina particolarmente innovativa, una Tesla, mi spiegavano ovviamente i neuroradiologi, fortemente innovativa. Muovono principalmente in maniera inconscia e automatica anche operatori di borsa. Questa è un'indagine sulla trading, sul KID a cui facevamo riferimento. E guardate cosa emerge, a mio avviso molto interessante. E cioè, se noi mettiamo per primo e ragioniamo sul layout del documento, il tema spese, che di solito sono alla fine, in tutte le operazioni di marketing il tema costi o spese è alla fine, non è mai all'inizio. Però perché è l'ultimo elemento che si evidenzia quando già il consumatore è passato in tutte le diverse fasi e deve acquistare. Ecco, ma se lo mettiamo all'inizio, questo tipo di informazione, l'attenzione dedicata alla lettura dell'intero documento è maggiore. E poi veniva richiamato le differenze di genere. Ci sono davvero forti differenze di genere. Si attivano parti del cervello diverse, ma molto interessante anche questo. E ancora, differenze dei colori che vengono utilizzati nei documenti. Il rosso è più energico, ma aumenta il battito cardiaco, crea urgenza, di solito viene usato per determinate operazioni, il blu dà maggiore attenzione. E allora a fronte di questo, il terzo punto, cioè come facciamo a tutelare i cittadini, gli utenti, i consumatori, a fronte di questo, che volente o volente esiste. Primo tema, la regolamentazione, non c'è dubbio, della comunicazione, degli strumenti e delle modalità di utilizzo degli stessi, nell'acquisizione dei dati e nelle sperimentazioni. Questi modelli nascono da codici etici, non è che quando li realizziamo possiamo fare come vogliamo, ci sono dei protocolli da rispettare insieme ai medici. Altrimenti, e questo è un primo punto, situazioni impari, consumatori, grandi società, non si combatte ad armi pari. Un esempio che facevo e che mi facevo, ci facevamo con il dottor Marinelli, era quello che era successo nel Medioevo, quando improvvisamente furono utilizzate le insegne a bandiera e tutti le utilizzavano, ma questo utilizzo era diventato eccessivo, tanto che non si poteva più passare, ovviamente nelle botteghe artigiane. Per cui nasce la prima regolamentazione della comunicazione nel Medioevo. Questo ci fa capire quanto in maniera determinante sia oggi questo. E la ricerca ci può aiutare. E come? È dimostrato scientificamente, sia pure sotto condizione, perché quando si è oggetto di analisi si possono avere risposte differenti, che non è solo importante cosa diciamo. Naturalmente questo è fondamentale. Il tema dell'alfabetizzazione mi ha molto colpito, è evidente che è un tema fondamentale quello, ma è anche come lo diciamo, perché gli effetti percettivi possono essere davvero molto differenti in relazione alle altre documenti, ai colori, lo dicevamo prima. Tutto questo determina reazioni differenti, no? nel cervello. È molto probabile che alcune società abbiano sviluppato progetti che vanno in questa direzione, abbiano dipartimenti che fanno test di questo tipo e quindi comunicano in questo modo. E allo stato attuale non c'è alcuna regolamentazione in tal senso. Come una ricerca imparziale e libera ci può aiutare? Verificando il livello di percezione della documentazione fornita, individuando la comprensione dei vari aspetti, soprattutto dei rischi, rilevando come integrare, non in termini di contenuto, ma soprattutto in termini di comunicazione, i vari documenti formativi e informativi. E allora,
il livello di intervento può essere diverso, verificando le modalità strumentali utilizzate, realizzando campagne di verità con la forte collaborazione delle associazioni dei consumatori, e nel caso di regolamentazione su alcuni temi, verificando anche preventivamente i messaggi che sono stati costruiti. Questo non limita il libero arbitrio, perché sarà sempre il consumatore a decidere, favorisce però un processo decisionale più informato, neutralmente e non manipolato, o quantomeno manipolato in modo minore. Il rischio anche attuale è che questi strumenti siano in altrui mani, il che senza un'adeguata regolamentazione può essere davvero estremamente pericoloso. È importante nuovamente sottolineare che tali strumenti non sostituiscono gli altri, ma possono essere integrati per confermare, testare, comunicare e far arrivare i messaggi nella maniera più efficace possibile. E in tal senso un ringraziamento al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti per il lavoro svolto, credo che ce ne sarà sempre più bisogno. Grazie molto. Grazie, davvero illuminante come sempre il professore dell'Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, economisti e neurologi fianco a fianco, e questa è un'immagine davvero plastica di quello che stiamo affrontando. Mi permetto una piccolissima postilla, esimio. Ha colpito molto quella slide nella quale si evince la fatica anche fisica del pagare in contanti piuttosto che pagare con la carta di credito, quindi più faticoso, più doloroso pagare in contanti piuttosto che con la carta di credito. Gli aggiungo eventualmente un ulteriore studio: nel caso in cui la carta di credito sia intestata alla moglie, se possiamo poi l'anno prossimo magari ci ritroviamo, lì il dolore dove sta e quanto sta, ma ne parleremo più avanti. Come dire, una ragione di più. Poi interverranno i nostri tecnici per eventualmente sbloccare il computer, grazie, mi interessa molto quella ricerca ulteriore. Piero Torretta, presidente di UNI, ente nazionale di unificazione. Nel mentre che ci organizziamo tecnicamente, voglio salutare, rinnovando la notizia che siamo anche in diretta streaming sul sito istituzionale della Regione Marche, voglio a questo punto citarli anche ufficialmente, i nostri ragazzi, perché abbiamo qua la quarta E ragioneria del Vice Gentili, del Comitato, per i carichi, per i pipani. Prego. Grazie, vi assicuro la mia moglie non mi darà mai la fortuna. Prendo nota. Sì, mia moglie la sa. Grazie, sono Piero Torretta, sono presidente di UNI, sono rappresentante del mondo delle imprese. Questa è la modalità con la quale viene individuato il presidente dell'ente di normazione. Mi piacerebbe fare al professor Gregori una. Anche per salutarvi, una domanda. Mi pare che, o mi ricordo, che all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Macerata, l'Alexio Magistralis, si è tenuta intorno al concetto della formazione umanistica rispetto alla formazione tecnica. Ecco, mi piacerebbe sapere quanto questa propensione, questa spinta oggi verso la specializzazione poi di fatto possa determinare delle conseguenze non sempre di eticità rispetto alla coscienza e consapevolezza delle persone. Io vorrei prima di tutto ringraziare il sindaco e soprattutto apprezzare un elemento sulla scelta, al di là della bellezza della città e del disagio per raggiungerlo, questo non è un problema della città ma un problema del paese. È espressione Macerata del risparmio, perché un caffè costa 0,80, a Roma costa 0,90, a Napoli pure, a Milano 1,20, per cui è un bel modo per cominciare nel concetto della identificazione dei valori. Come dicevo, sono presidente di UNI. UNI è l'ente di normazione nazionale riconosciuto dalla legge, una legge recente, la 223, decreto legislativo 223, che attribuisce all'UNI specifiche competenze che sono all'interno di quelle definite dalla Commissione europea con il regolamento 1025, e che nelle recenti comunicazioni ha definito che il ruolo della normazione
non è più esclusivamente un nuovo tecnico, ma una nuova visione per le sfide sociali europee, all'interno delle quali vi sono l'innovazione, la crescita e l'occupazione, ma soprattutto la sicurezza e la qualità. Sicurezza e qualità che il decreto legislativo identifica puntualmente all'interno di impianti, prodotti, processi e servizi. E nei servizi ci stanno anche i servizi finanziari, anche se può storcere, come dire, può essere non evidente o non facile la connessione fra normazione e finanza. Non è la prima volta che mi rapporto con il mondo dei consumer, abbiamo già una convenzione sottoscritta, già allora ero presidente nel 2010, per la valorizzazione delle norme e per tutti gli aspetti riferiti all'interesse dei consumatori, ma soprattutto UNI è il riferimento per il rapporto con gli organismi di rappresentanza dei consumatori a livello europeo ed internazionale. Vi ricordo che il livello internazionale è l'organismo che si chiama Copolco e che è un'emanazione specifica dell'ente ISO, che è l'ente di normazione internazionale a cui UNI aderisce. La funzione delle norme tecniche è quella di definire come si fanno bene le cose, garantendo prestazioni certe, qualità, sicurezza, rispetto dell'ambiente. Quindi la normazione è soprattutto uno strumento di divulgazione e condivisione della conoscenza, è un modo con il quale fare le regole tutte assieme. Riflettevo prima sulle considerazioni del rappresentante della Commissione europea. Molto spesso la Commissione delega all'ente di normazione di riferimento che c'è alcune competenze specifiche. Qual è la differenza tra la definizione di una regola fatta dall'intelligenza e la definizione delle regole fatte dalla normazione? È che alla normazione partecipano tutti, partecipano le imprese, partecipano i consumatori, partecipano le università, partecipano i centri di ricerca, partecipano le istituzioni, e la normazione ha delle regole. La regola si definisce solo quando si raggiunge il consenso che a secondo dei livelli di rappresentanza è definito da regole, a livello centrale. La regola è il 75% sulla base del peso dei paesi membri, sono i 28 paesi, i 4 paesi che fanno parte dell'EFTA, ma le regole servono poi per garantire la libera circolazione. Non ci può essere una regola di un prodotto, di un processo, di un servizio a livello europeo e una regola contrastante a livello nazionale. Gli enti di innovazione nazionale sono obbligati a ritirare norme che sono in contrasto rispetto alle norme europee. Questo vale anche a livello internazionale, anche se a livello internazionale non c'è la regola della armonizzazione e della uniformazione, infatti l'ISO non è l'unico ente di riferimento del WTO, ma uno degli enti di riferimento del WTO, anche se è più importante, perché si basa su 4 principi fondamentali: volontarietà, trasparenza, democraticità, consensualità e terzietà, che poi parla della democraticità. Vi do un esempio di come la normazione si sviluppa all'interno degli interessi dei consumatori. La normazione si occupa dei giocattoli, quindi si occupa dei bambini, e si occupa degli anziani, quanto si occupa dei servizi per l'assistenza agli anziani. Quindi la normazione segue il consumatore e il cittadino dalla culla alla pensione, anche dopo. Ma si occupa anche di temi più specifici, mi piace ricordarne uno, che è quello della tutela ambientale. Perché qui dentro c'è un elemento, una norma recente, che noi abbiamo collegato al premio Nobel del 2017, Richard Thaler, sulla spinta gentile, ed è la norma che definisce il colore dei cassonetti. Sembrerà una norma banale, però è una norma con la quale si dice che i cassonetti devono essere verdi per il vetro, marroni per l'umido, gialli per la plastica e bianchi per la carta. Bene, così vale in alcuni comuni, così non vale in molte città. La nostra città capitale non ha questa regola. Per cui una delle confusioni con le quali spesso il consumatore si rapporta è il fatto che non sa dove metterlo. Questo Richard Thaler li chiama spinta gentile, lui fa degli esempi diversi che i cultori, i conoscitori conoscono, però sono così elementari. Queste sono le spinte gentili all'interno dell'economia comportamentale. La normazione ha anche questa funzione potenziale. Perché lo è? Perché la normazione è nata all'inizio del secolo, lui compie 100 anni nel 2021, quindi siamo prossimi, è uno degli anziani che assistiamo. Ma dall'inizio sì, la regola era prodotto, processo, persone. Poi con la rimodulazione dei modelli organizzativi aziendali è passata da processo, prodotti, persone. Oggi, con le sfide sociali che vengono indicate dalla Commissione europea, la gerarchia è persone, processo, prodotto.
Quindi in questo si legge come la locazione sia uno strumento di utilità per il consumatore. Perché si occupa di sicurezza, la locazione si occupa di finanza? Il socio più importante di Uni, oltre a Confindustria, da cui vengo, è INAIL. INAIL si occupa di sicurezza del lavoro. Però INAIL presiede anche il Comitato Sicurezza all'interno di Uni, che si occupa di sicurezza del lavoro, sicurezza del cittadino, sicurezza domestica, sicurezza finanziaria, sicurezza alimentare, sicurezza informatica. Tutti i temi che in qualche modo si interfacciano tra loro. Come si rapporta la sicurezza finanziaria con la sicurezza sul lavoro? Penso studi, indipendenti, ci dicono che se ti porti i problemi da casa al lavoro, la tua esposizione al rischio aumenta. Ma non solamente aumenta la tua esposizione al rischio, riduce anche la produttività. Ed è stimato che un lavoratore che si porta i problemi da casa, tra cui i problemi finanziari, costa all'azienda e quindi alla collettività 15.000 euro all'anno. Quindi non è un problema marginale, è solamente un problema etico, è anche un problema che collega l'economia con l'etica. E ci siamo già occupati di educazione finanziaria con moltissime norme, non ve le ricordo, ma sia sulla consulenza che sull'educazione. Abbiamo fatto anche un'interessante esperienza con il Comune di Milano all'interno di un progetto che si chiama Welfare Municipale, con il quale abbiamo sviluppato sulla base di una norma un corso inizialmente indirizzato ai dipendenti e poi allargato anche a terzi, con i quali ci si basava su alcuni degli elementi, come ricordava la professoressa Lusardi, e erano estrapolati dai principi dell'Ocse. Bene, queste esperienze sono state molto stimolanti, sono state anche documentate e presentate al Parlamento nel momento in cui si studiava il disegno di legge sull'educazione finanziaria, anche se poi da qualche parte si è perso, però se possiamo recuperare. Vorrei fare però delle considerazioni più come cittadino che non come presidente di Uni, approfittando di un concetto, del fatto che io non sono un esperto della materia e quindi come tale ne faccio una lettura che prescinde da quelli che in qualche modo sono i condizionamenti che in ogni caso gli esperti si portano dietro. E sono considerazioni che traggono lo spunto, sempre parlando del come l'informazione incide sulle nostre, da un articolo scritto dalla professoressa Lusardi su Sole 24 Ore 10 giorni fa, 15 giorni fa, non bene. Un articolo molto interessante in cui la professoressa Lusardi ricordava l'importanza del rapporto col mondo dell'informazione. Leggo: affinché gli editori dedichino uno spazio adeguato all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine di contribuire al miglioramento delle conoscenze tra i lettori, eccetera. Beh, la professoressa Lusardi ha ragione, però siamo sicuri che questa sia l'ottica con il quale il mondo dell'editoria oggi si rapporta? Corro. Perché nelle pagine successive c'era pubblicato a piena pagina la pubblicità di un istituto bancario che faceva la pubblicità della cessione del quinto. E voglio dire, è esattamente il contrario rispetto a quanto indicava o auspicava la professoressa Lusardi. Ma soprattutto perché noi dobbiamo considerare, come giustamente ci ricorda anche il presidente del garante dell'autorità Antonello Solo in un libro recente, non ho letto l'Astra, in cui si dice che l'informazione è un bene giuridico con valore economico crescente, è il nuovo petrolio. Allora non dobbiamo confondere fra l'informazione, la formazione e la comunicazione pubblicitaria. Allora qui c'è un problema, vanno definiti determinati ambiti, bisogna chiarire nei confronti del consumatore, garantire il consumatore che una cosa è l'informazione, altra cosa è la comunicazione, e soprattutto dobbiamo pensare a come regolare questa comunicazione, soprattutto perché non sempre l'utente è in grado di percepirla. Ho fatto una considerazione, perché per me queste notizie sono uno spam sul mio mobile in questi ultimi giorni. Poi, come sempre, l'attenzione viene portata alle cose che mi succedono. Ricevo dai 20 ai 30 messaggi di società che promuovono il credito facile. Poi ce ne sono di curiosi, però il problema è: come resisto io? Lo chiedo, ma come resiste il cittadino normale? Prima o poi ci casca. E a chi è rivolto il credito facile? Guarda caso, ai dipendenti pubblici e pensionati, cioè redditi garantiti dallo Stato. E cosa è successo in borsa in questi giorni, in questo anno? Una società del prestito facile è cresciuta oggi,
quotazioni di ieri, del 69,88% in 5 mesi. Quindi ci sarà qualcosa che non funziona, ma chi ha ragione? Ha ragione la borsa o ha ragione il modo con il quale ci si rapporta con i cittadini? Adesso se lo trovo, mi sono annotato un'affermazione di Papa Francesco un po' di tempo fa, che dice: se cadono gli investimenti, le banche, è una tragedia. Se le famiglie stanno male, non hanno da mangiare, allora fa niente. Questa è la crisi di oggi, dice Papa Francesco. Allora quando valutiamo determinati fatti, in qualche modo a questi aspetti ci dobbiamo riferire. Dicevo, uno dei punti in cui, dei pochi punti che conosco del nuovo contratto, l'accordo del nuovo governo, è quello di regolamentare e disciplinare la pubblicità sul gioco d'azzardo. Finalmente. La ludopatia è un problema patente, perché nessuno ha mai pensato che ci sia non una negazione della possibilità di farlo, ma almeno di eliminare la pubblicità. L'abbiamo fatto con il fumo. E all'inizio io ero un fumatore, poi ho smesso, ma per altre ragioni. Ero un fumatore, ero molto ovviamente condizionato. Che cosa è successo? Non c'è più la pubblicità, la gente fuma di meno, quindi la salute è maggiormente tutelata, ma anche le società produttrici di tabacco si sono attrezzate, oggi offrono un prodotto meno dannoso, quindi vuol dire che le regole in qualche modo determinano anche gli effetti sulla concorrenza. Allora pensare che il mercato è libero e che non necessita di regole è improprio, perché il mercato da solo si finalizza i suoi interessi, le regole servono a tutelare i cittadini. Finisco, poi il tempo diranno come sempre, voi non deve correre e sintetizzare, però finisco ricordando che questa è una delle funzioni della normazione, non ricordo, ma che una delle funzioni primarie della normazione, assieme alla legislazione, fa i principi. Giustamente prima si diceva deve essere l'arbitro, però non sempre lo può fare con puntualità. La definizione puntuale dei punti di riferimento forse è opportuno sia fatta con la normazione, che non è obbligatoria, è volontaria, ma fa la regola e lo stato dell'arte, e su quello si misurano poi i valori. Ecco, io oggi sono venuto qui con grande piacere per offrire la disponibilità, l'interesse della normazione a fare sia nei consumatori, sia in questo, ma anche nel made in che sentivo ricordare prima, soprattutto nella tutela dei prodotti e della territorialità in questo paese, perché il nostro paese è forte sulle sue specificità, non sulla omogenizzazione su valori di carattere generale. Grazie. Grazie, abbiamo iniziato con il video.